dopo questi due interessanti, almeno per me, interventi, ecco, se abbiamo la voglia di condividere Non so a voi, ma a me mi è tornata alcune voglia di tornare all'università. Smetti di andare via, però, solo a questo punto. Grazie. No. Se avete domande, riflessioni da condividere, ecco, questo mi sembra un momento in cui possiamo aprire un po' un Sì, dibattito. assolutamente. A voi la parola. Una domanda generale cioè sicuramente l'informazione è uno strumento per informare i cittadini e cercare di non favorire le infiltrazioni mafiose o le organizzazioni criminali. Anche perché nel territorio comunque, come dicevate all'inizio, ci sono molte organizzazioni che operano nel settore edilizio, quindi ci sono molti appartamenti che magari il singolo cittadino non conosce esattamente la provenienza, però poi magari informandosi un pochino in più, con alcune informazioni si riesce a risalire anche se il prezzo così basso è dovuto alla bontà dell'imprenditore o se c'è dietro qualcuno, no? Però quello che penso in generale anche a livello dello Stato, cioè sul discorso delle gare d'appalto. Nel senso che spesso e volentieri c'è, anche se non un'azione diretta dello Stato, però le gare d'appalto vengono vinte molto spesso a ribasso. E poi succede che chi la vince per portare avanti le operazioni triplica i costi, sono generalmente organizzazioni mafiose. Quindi c'è dal singolo cittadino anche spesso e volentieri la sensazione che lo Stato in qualche modo incentivi indirettamente queste operazioni e non le combatta. Soprattutto noi veniamo da una situazione un po' particolare, nel senso che adesso con il discorso del terremoto di Camerino, quindi c'è anche il discorso della whitelist, delle aziende che devono essere inserite all'interno di questa lista. Però per vie indirette ci vengono dette che le piccole aziende, pur iscritte nella whitelist, spesso e volentieri non lavorano perché ci sono altre aziende che devono invece essere favorite perché sono o più grandi o per criteri a noi non spesso sconosciuti, ecco. Se magari potete avere qualche commento a riguardo. Io posso dire che, allora, innanzitutto, prima ho indicato un passaggio, cioè ovvero che bisognerebbe monitorare. Il procuratore generale aveva puntato molto sulle grandi opere, no? I grandi lavori, quindi la quadrilatero o la terza corsia, le altre corsie e quant'altro. Penso che una grande opera di monitoraggio adesso dovrà essere fatta, sicuramente la ricostruzione del terremoto per quanto riguarda Camerino, il Maceratese, ma anche l'Ascolano. Abbiamo visto gli effetti che ci sono stati all'Aquila e sono devastanti da tutti quanti i punti di vista, con infiltrazioni fortissime. Anche dal punto di vista proprio, pensate che gli stessi imprenditori, vi ricordate la famosa intercettazione un minuto dopo che c'è stato il terremoto dell'Aquila con i due imprenditori che si sono telefonati e gioivano, cioè quelli sono peggio dei mafiosi, mi viene da dire a me. Che cosa si può fare? Sì, è vero, lo Stato dovrebbe sicuramente fare un controllo maggiore su certe aziende. Devo dire che rispetto al passato, comunque, anche con l'istituzione adesso dell'organo anticorruzione, con il dottor Cantone, diciamo che dei miglioramenti, dei piccoli passi in avanti ci sono stati. Secondo me l'ideale sarebbe far lavorare le ditte del luogo più che andare a cercare grandi. Questa è la mia opinione, Secondo voi, può essere pure che sbaglio, però in questa maniera tu fai due vantaggi: fai rilavorare le aziende che sono state massacrate dal terremoto e al tempo stesso le
aiuti a ripartire il territorio. Questa è la mia opinione. Ovviamente si passa da questi bandi pubblici e quant'altro, serve una maggiore attenzione sicuramente per quanto riguarda queste grandi aziende, perché ce ne sono diverse che hanno infiltrazioni. Mi sembra che anche la ricostruzione dell'Emilia con il terremoto ebbe grossi problemi proprio per le infiltrazioni criminali, è qualcosa che mi sembra che anche nelle carte di Emilia proprio è venuto fuori. Anche perché c'è una burocrazia che è talmente complessa che sembra a volte avere la percezione che vada a favorire più le grandi aziende, grandi, che magari il piccolo imprenditore della zona, che magari ha anche interesse perché attualmente ha finito il lavoro e non ha, invece questi qui sono tagliati fuori, e le grandi, ad esempio il caso di Amatrice, nell'azienda che si occupava della rimozione delle macerie, poi è stata bloccata nel senso che anche i primi passi che stanno facendo non sono molto incoraggianti per... Sì, hai ragione, non è facile. Io non credo che bisogna avere molta intelligenza per fare un'opera di semplificazione che non sia semplicistica. Per fare semplificazione vuol dire prendere le cose essenziali che veramente valgono... per controllare che queste infiltrazioni non avvengano. Non è semplice perché la concorrenza dovrebbe favorire un miglior prodotto, prezzi minori, perché arrivati a un certo volume si devono fare bande di gara europee. Non è semplice perché l'impresa criminale è brava, non è semplice perché è difficile le valutazioni, non è semplice perché a volte poi questi grandi drammi chiedono anche delle costruzioni. Guardate l'esempio proprio dell'Emilia Romagna. Vasca Errani fu un buon commissario straordinario nei fatti della ricostruzione per il terremoto in Emilia Romagna. Eppure le inchieste Emilia ha dimostrato che, non fortissime, ma comunque ci sono stati fenomeni di infiltrazioni in cui anche lì le intercettazioni, ogni campanile che cadeva dicevano un altro po' di lavoro per noi. Sì, sono stati scoperti 2 anni dopo, ma il fatto stesso che nonostante tutte le cautele, nonostante una regione sì con degli strumenti validi, nonostante anche bisogna riconoscere un'opera molto molto attiva da parte del commissario straordinario, nonostante tutto questo sia successo, ci rende forse plasticamente l'idea di quanto sia difficile. Impotenti però non vorrei dirlo. È anche vero che è difficile capirlo, perché adesso c'era anche periodo di crisi di governo e quant'altro. Proprio Vasca Errani, il commissario straordinario per la ricostruzione adesso negli ultimi terremoto, ha detto qui c'è qualcosa che non va. Perché da un lato c'è l'esigenza di costruire, di fare, dall'altro di controllare. Le due cose spesso sono antitetiche, cozzano tra di loro. Ma non possiamo mollare su questo. Non possiamo assolutamente mollare su questo. Noi non possiamo accettare l'idea che qualcosa finanziato dallo Stato vada per finanziare poi la criminalità organizzata. Si può fare qualcosa di più, penso. Si può fare decisamente qualcosa di più se noi partiamo dall'idea che i poli di controllo devono essere pochi, devono essere veramente pochi. Se ci rassegniamo forse anche l'idea che non troveremo delle situazioni assolutamente immuni, se facciamo in modo che, è come per la falsificazione delle banconote. Una volta mi spiegarono che ogni banconota è falsificabile, ma si tentano di creare dei sistemi in maniera tale che per falsificare la banconota costi troppo, diventi troppo difficile. Ebbene, io penso che forse anche con l'operazione Emilia si è capito che per arrivare a entrare nel business degli appalti per la ricostruzione dell'Emilia Romagna qualcosa è costato forse un po' troppo alla criminalità organizzata. Oppure pensate all'Expo, si era detto di tutto, qui non passa, la criminalità non passa. La criminalità è passata e come? Però è anche vero che è stata scoperta poco dopo.
mi dà l'idea che questo sistema tenda ad alzare molto il prezzo ed è una cosa che l'impresa criminale a cui è molto 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 attenta. Poi però dobbiamo anche cambiare completamente mentalità e qui l'Italia e anche l'Europa non ci aiutano. Perché? Perché la burocrazia è forte a se stessa. Ogni amministratore sa che cosa vuol dire avere la burocrazia. La burocrazia ha perso il suo significato, l'amministrazione molte volte ha perso il suo significato di essere a favore di qualcosa per essere un peso a lei stessa. E qui c'è un'enormità da fare, c'è veramente un'enormità da fare. Non vorrei essere però così pessimista. Un grosso aiuto lo può dare però anche gli organi di informazione. Quando per esempio non si viene a criticare con eccessiva enfasi il fatto che dopo 2 mesi ancora qualche cosa, qualche macerie non sia stata spostata. Se noi vogliamo che ci sia un controllo e un bando, qualche macella non verrà spostata prima di 2 mesi. L'importante è che poi vengano spostate e che appunto non avvenga tutto quello che noi temiamo. Però bisogna lavorarci molto, avete ragione, non è una questione facile. Molta, molta preparazione ci vuole qua. Altre domande? Riflessioni? Volevo chiedere se è possibile utilizzare lo strumento del boicottaggio, ovvero... c'è un paradosso a un certo punto, nel senso che io se so che un locale, quindi c'è un bar a Marotta, dico io non ci vado perché so che lì è gestito dalla criminalità organizzata, però nel momento in cui si sa, probabilmente è già intervenuta la magistratura in quel locale, oppure no, oppure è possibile stilare una lista grigia e renderla pubblica. Il rischio però di calunniare probabilmente anche qualche locale che poi in realtà di fatto è innocente, non lo so. Complessa come cosa, nel senso che diciamo che se quando in genere si vedono diciamo dei movimenti strani all'interno di un locale, di presenze strane all'interno di un locale, che alla fine in un piccolo paese, in un paese si conosce chi è un po' più orientato in una certa maniera, chi è un po' malavitoso, chi fa determinate azioni. Il locale, adesso per esempio ci sono, giusto oggi mi viene un esempio, lo prendo proprio dalla cronaca di questa mattina. Cronaca Macertesi ha parlato di questo collaboratore di giustizia che è soggetto che è noto, abbastanza nota, prima viveva a Porto San Giorgio, adesso a Civitanova Marche, ha aperto un locale, gestisce una situazione al porto, questo locale tra l'altro che viene frequentato anche dalla Civitanova Bene, tra le altre cose, e di fatto si scopre che, come si chiama quel tipo di mollusco, adesso mi sto facendo un attimo confusione, comunque un mollusco che non si può pescare, questo lo offre a tavola e la gente va lì e si fa le fotografie con il piatto e tutto quanto, quindi se penso che ci va la città di Civitanova Bene, magari ci vanno anche soggetti politici, rappresentanti politici, amministratori, magari forse anche qualche, ma se non ci si accorge di queste cose e poi non si denuncia, non si fa, diventa un problema. Più che il boicottaggio, io penso che bisogna avere il coraggio di fronte alle cose che non vanno, quando ci si accorge che non vanno, di denunciare all'autorità giudiziaria, che poi farà tutti quanti i tipi di attività che dovrà fare. Un'altra idea che mi viene in mente per riconoscere quando è che ci sono queste azioni così, quando vedete che ci sono dei locali che aprono dal giorno alla mattina, così che si vede che c'è un enorme investimento di soldi, soprattutto per le criminalità organizzate vengono e pagano in contanti, ecco, quando ci sono queste cose qui uno può riconoscere quel soggetto che viene e mi vuole pagare in contanti è qualcosa di strano e fa di nuovo segnalazione all'autorità giudiziaria o comunque si discosta, perché come avevamo detto prima la grande liquidità oggi
ce l'hanno loro in mano, non ce l'hanno altri soggetti. Il boicottaggio di un luogo che tu sai che è mafioso, sì, aiuta te, però ti invito da cittadino a fare un passo in più, non solo al boicottaggio, cioè non dare per scontato che l'autorità giudiziaria, perché tutti lo sanno, allora lo sa. Non è detto, perché molte volte si fa questo ragionamento e l'autorità giudiziaria interviene nel momento in cui è vincolata giustamente alla denuncia, cioè non è che può intervenire sua iniziativa. Questo purtroppo è una verità, se interviene quando c'è una denuncia, non interviene in un'altra maniera, in un'altra forma, perché non è detto che comunque gli è noto quel fatto. L'azione giudiziaria, giusto, l'azione penale interviene nel momento in cui c'è una denuncia. La Guardia di Finanza però i controlli li può fare sempre. La Guardia di Finanza i controlli li può fare sempre, certo. Questo è un altro tipo di attività, però, da parte della Guardia di Finanza. Cioè, nel senso, anche giri di denaro importante, segnalazioni di questo tipo, vanno fatte alla Guardia di Finanza, o no? Cioè, cosa significa segnalare? Cioè, uno, se io ho un garage, lo voglio dare in affitto. E uno viene. Arriva uno, ti do in anticipo... Ti do 10 mesi d'anticipo, tieni tutti questi soldi. È una cosa strana, non è una cosa normale al tempo d'oggi. Questo è così. Diciamo che tutte le forme, è bello questo tentativo, diciamo, cosa possiamo fare in concreto? No, questa è la domanda, in fondo. Tutte le forme di partecipazione diretta, in questo caso, sono spesso inopportune. Nel senso che il boicottaggio ha un senso, ci vuole la certezza e soprattutto il cittadino non deve fare quello che devono fare gli organi preposti, e quindi sto parlando delle forze di polizia, quindi sto parlando della magistratura. Però è vero che si possono segnalare dei momenti, e quello che diceva Aaron sono dei momenti concreti, sono quando da noi giravano le valigette di denaro, venivano con le valigette di denaro e a quel punto che cosa ci si metteva? C'era il sospetto. Oppure c'erano dei fenomeni che lasciavano interdetti, ma su cui il cittadino poteva dire poco. Per esempio l'apertura di tante boutique, quasi sempre vuote, e ogni 2 anni poi rinnovavano l'arredamento. Questo può lasciare qualche sospetto, ma il cittadino in questo caso non può intervenire direttamente se non quando viene coinvolto direttamente. Se non quando qualcuno si presenta e ti dice hai un problema, io ho saputo, cose che... ovviamente non faccio nomi, ma per darvi qualcosa di concreto, ho saputo che tu hai qualche difficoltà di soldi e la banca non te li dà. Molte volte poi si è scoperto che erano gli stessi bancari che segnalavano chi aveva queste esigenze. Ecco, questi sono momenti su cui si può dire, guarda, qualcuno mi si è avvicinato e mi ha chiesto. E a chi lo si può dire? Soltanto alle forze di polizia, ovviamente, e alla magistratura che poi dopo eventualmente agisce. Guardate, e trovare una via di mezzo. Nessuno può diventare giudice né di se stesso né degli altri, però vuol dire anche non mettersi, insomma, il prosciutto di fronte sugli occhi e non vedere assolutamente nulla. Il vero problema è quando uno ha necessità di qualche cosa, ed è lì che diventa molto difficile. Io vi dico un'esperienza che fecero. Mia nonna aveva un negozio, questo negozio con Equo Canon eccetera si trasferiva da persona a persona, anche perché si trasferiva l'azienda, e quindi col trasferimento dell'azienda si trasferiva anche il contratto di locazione. E ogni volta che c'era un passaggio io prendevo chi era il nuovo, andavo dai carabinieri, c'era tutto a posto, tutto a posto, e lì finiva, non potevo fare niente in realtà. Era l'unica cosa che la legge mi permetteva, se non di verificare chi era il soggetto che veniva, ma ci si fermava. Tant'è che a un certo momento, un po' di anni fa, fortuna che il nonno non c'era più, il negozio mi è stato sequestrato. Come sequestrato? Sequestro antimafia. Come sequestro antimafia in casa? Ero fuori, ero all'estero, fra l'altro. Beh, era successo che in uno di questi trasferimenti è andata una signora, fra l'altro adorabile, vi devo dire. Questa signora però era la compagna di un soggetto, mi sembra, pugliese, e sapete poi come sono questi provvedimenti? Sequestrarono tutte le attività che aveva questo soggetto pugliese dalla Puglia fino, mi sembra, a Modena.
tra cui il mio negozio. Si liberò nel giro di 2 settimane, visto che non c'era stato di sequestro, non c'era stato nessun problema, ma per dirvi che difficoltà c'è da parte anche del cittadino di una forma di controllo, anche quando sei coinvolto direttamente. Ripeto, il segnale, gli indicatori forti sono il denaro, sono chi ti mette in casa, sono chi diventa tuo socio, sono i tuoi fornitori, sono chi va a riscuotere dei crediti. Questi sono i soggetti che possono diventare interessanti. Chiaro, per qualcuno magari dice, un attimo, io faccio questa denuncia alla finanza, però l'anno scorso mi sono dimenticato di denunciare quell'attività, mi sono dimenticato di denunciare quegli introiti, mi sono dimenticato di denunciare qualcos'altro o di annotare tutto nei miei libri contabili, e il discorso dopo diventa più difficile. Quindi in primo luogo sarebbe quello di mantenere il più possibile alto il livello di legalità. E nel livello di legalità, quando la zona diventa sempre meno grigia, è più difficile questo genere di infiltrazione e radicamento. Ma niente forme di boicottaggio dirette, sono complicate e potrebbero essere anche ingiuste. Ho ricordato i datteri di mare, erano i datteri. Io volevo aggiungere sull'azione diretta, sulla nota dell'azione diretta, l'inopportunità magari di esporsi direttamente su delle situazioni di cui non si ha certezza, ci agiamo a giudici di qualcosa che invece va accertato, però nell'azione diretta, in un presidio di legalità come può essere questa assemblea di questa sera e questa iniziativa portata avanti da questi nostri amici sulle questioni importanti collegate con la malavita e quindi con quello che degenera la convivenza civile delle persone che cercano di fare del proprio meglio e di portare avanti con tutti i problemi che sono stati segnalati prima, anche quello di essere partecipi di una gara. L'azione diretta io la vedo, il momento in cui deve venire fuori l'azione diretta del cittadino. E in quei momenti, che molto spesso passano sotto traccia, come può essere stato i reiterati tentativi di impedire le intercettazioni telefoniche. Questi tentativi che ogni tanto, man mano che un governo, i vari governi che si sono avvicendati hanno preso un pochino di forza, un po' sono inorgogliti della propria posizione, per vivere della propria posizione, hanno sempre mandato avanti quest'idea che le intercettazioni andavano sul gossip, andavano su situazioni che in pratica non erano proprie e facevano mettere alla berlina la reputazione di persone magari che nella diretta situazione non c'entravano. Il punto dove viene l'azione diretta è quando vengono poste le questioni che le intercettazioni non sono proficue. Io dico invece che senza le intercettazioni telefoniche, senza questo orecchio che deve ascoltare delle situazioni a volte eccessivamente imbarazzanti e che vengono anche da personaggi, da appartenenti delle istituzioni che mai e poi mai ci si sarebbe aspettati che avrebbero trovato imbarazzo dal far ascoltare un'intercettazione telefonica. Mi riferisco a quella per esempio del nostro ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, che dalla posizione di garante della Costituzione e garante di tutti quanti noi ha chiesto la distruzione delle intercettazioni telefoniche che erano state fatte dove c'era di mezzo il ministro Mancino. E quella situazione è passata per un atto di imperio, perché l'autorità del capo dello Stato non poteva essere disattesa e lo hanno dovuto per forza portare a compimento, senza che, almeno per quello che ho percepito, i cittadini si rendessero conto dell'attentato che veniva portato alla Costituzione. Cioè non c'è un cittadino più cittadino degli altri, anche se si chiama capo dello Stato. E se ci sono dei segreti innominabili in quelle intercettazioni, per andare nel merito, come il fatto che Mancino non si ricorda di aver incontrato a Paolo Borsellino, cioè lì vuol dire che coloro che dovrebbero garantirci
in realtà stanno facendo un gioco sporco a favore di chi? Diventa palese. Allora l'indignazione a volte, quando si vede qualcuno malavitoso che si aggrega o che smercia, viene d'impeto, soprattutto se ti va a toccare un amico, un familiare, e dà una busta a un ragazzino, viene d'impeto di reagire su quella situazione che ti espone a qualcosa che nell'immediato può essere una coltellata, oppure in una denuncia ingiustificata, non probabile, una denuncia per calunnia a tua volta di assorbire. E lì diventa che nell'impeto vai a prendere le ragioni dalla ragione il torto. In queste altre questioni invece noi abbiamo il diritto civile di indignarci e di fare tutte quante le occupazioni delle sedi comunali per dire che queste cose non ci stanno bene. Allora io dico che l'azione diretta bisogna avere il coraggio di richiamarla, bisogna richiamare i cittadini all'azione diretta, perché io come cittadino mi sento che ho bisogno di un dato concreto, di un'azione che porta a un risultato nell'immediato. Non dico domani, ma nel breve termine, sì. Non posso neanche demandare, io lo demando alla magistratura, l'accertamento di quello che è il contenuto delle intercettazioni, ma proprio perché lo demando a qualcuno che è stato preposto e che si è preso su di sé l'onere di questo compito, proprio perché lo voglio demandare e lo ringrazio che cerca di fare qualcosa per tutelarmi, che nel momento in cui io devo difendere lo strumento principe con cui lui riesce a sapere le cose di questa gente, come diceva prima riguardo a quelli che durante il terremoto se la ridevano e si grattavano la pancia per quanti soldi sarebbero entrati con tutto quello che avrebbero lavorato, quante cose potevano ammanicarsi in quella situazione. Ecco, io dico che l'occasione non è quella d'impeto, l'occasione, quelle circostanze come questa qui delle intercettazioni, che è uno strumento, è un'arma importantissima, che se qualcun altro si dovesse presentare ancora a chiedere la maggior tutela della privacy, di tutte quante quelle questioni che a volte con la storia della privacy sembra che questi, come stavamo parlando prima che iniziasse, ci si stia spiando dal buco della serratura. No, qui, come dice sempre mia moglie, ma se mi intercettano io non ho niente da nascondere. Che cosa può succedere se vedono dal buco della serratura di casa mia? Qual è l'inopportunità che possono trovare se non ho nulla da nascondere? Ecco, noi dobbiamo cercare l'indignazione su queste questioni, quando si cerca di togliere uno strumento importante che coloro che sono preposti alla nostra tutela, senza questo strumento hanno le armi spuntate e non possono arrivare dove, e tutti i capi di Stato alla Napolitano che si avvicenderanno potranno chiedere la distruzione di intercettazioni su intercettazioni, e i segreti neanche quelli della morte di Kennedy li sapremo mai fra 100 anni. Quindi evitiamolo. La nostra presa di posizione diretta è cercare di essere sensibili quando passano questi messaggi. Perdonami, sono sempre un po' promesso. Posso solo dire che condivido l'appunto soprattutto sul capo dello Stato Napolitano, perché quello fu un atto a mio avviso non opportuno, non è mai successo nella storia della Repubblica Italiana, e non si sa o pochi sanno che in altre occasioni in cui casualmente è stata intercettata la voce del capo dello Stato non è mai stato sollevato alcun conflitto d'attribuzione, anche quando in ben due casi era accaduto in precedenza, Procura di Milano e Procura di Firenze, intercettazioni all'ex presidente Scalfaro e anche a Giorgio Napolitano stesso, addirittura con pubblicazioni nei quotidiani, non fu sollevato alcun conflitto d'attribuzione alla Procura di Firenze o alla Procura di Milano, ma invece a Palermo è successo, e a mio avviso è perché probabilmente si temeva il contesto di quelle intercettazioni, nel senso che si voleva colpire in quel momento una procura che tra l'altro aveva anche dichiarato che quelle intercettazioni erano assolutamente non dovevano entrare al processo perché non erano non avevano alcun valore.
erano irrilevanti, sì, nel mio termine. Quindi non c'era motivo per fare questa azione di imperio. Detto questo, sicuramente credo che ogni cittadino abbia il dovere di pretendere verità e giustizia, abbia il dovere di intervenire nel momento in cui si crea dibattito politico di fronte a queste grandi questioni, come può essere anche quello di intercettazioni, che va benissimo, è vero che la privacy, che molte volte anche noi giornalisti abbiamo un po' creato i casi, tra virgolette, nel senso che molte volte ci sono state delle situazioni in cui sono state scritte delle cose che non andavano scritte, cioè non aveva senso che venissero scritte, era appunto del gossip, ma tutto ciò è venuto fuori per creare il pretesto per poter intervenire sulla legge e dire siamo tutti intercettati, azzeriamo tutto, diminuiamo le intercettazioni e quant'altro. Questa per me è la mia visione di quello che è accaduto. Credo che il cittadino la più grande scelta che abbia ce l'ha al momento delle votazioni, al momento del voto. Io credo che, come dicevo prima, noi non dobbiamo delegare alla magistratura, nel senso che sì, dire le cose, ma non delegare la battaglia contro queste cose, cioè la corruzione, la criminalità organizzata. Non basta solamente l'azione dell'autorità giudiziaria, ma ci serve anche l'azione quotidiana. L'azione quotidiana passa anche dai nostri momenti in cui abbiamo le scelte, e il momento principe ce l'abbiamo nella cabina elettorale, signori. È inutile che ci stiamo nascondendo. Finché non si vedrà un partito, probabilmente, un partiti anche di più, un governo che metterà ai primi cinque punti la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione, noi da questa cosa non ne usciamo. Quindi bisogna capire bene, scegliere bene quali sono, insomma, i programmi che vengono svolti. Questo è quello che volevo dire io, non so cosa puoi aggiungere tu. No, assolutamente, forse ancora più radicale, in realtà non possiamo nemmeno solo aspettare il momento delle votazioni. Penso che ci debba essere un momento di... La democrazia ha due anime, una rappresentativa e una partecipativa, e non so per quale miracolo della dialettica le vogliamo contrapposte, in realtà si integrano, lo dice per esempio anche il trattato della vituperata Unione Europea, che la democrazia ha queste due anime. Perché? Perché ormai nei tempi 5 anni per poi vedere che cosa è stato fatto sono a volte tempi troppo lunghi. È anche vero che una democrazia, per poter funzionare nella sua complessità, ha bisogno di non avere il cellulare, non capito come si fa a spegnere. Una volta tolto il cellulare la democrazia ha molte più speranze, e ha anche qualche speranza in più se trova però dei momenti di confronto, dei momenti dove il cittadino fa sentire il fiato sul collo delle persone. Spesso si usa la parola populismo, io non ho capito, il collega Elvo Diamanti aveva annoverato 20 termini per populismo, oggi leggo su Repubblica Macron ha detto, se per populismo vuol dire sentire il popolo sono populista, se vuol dire lusingare il popolo non sono populista, come definizione non mi dispiace, poi però l'atto pratico che cosa vuol dire queste cose? Vuol dire sentire la pancia ma ascoltare anche il cuore, e ogni tanto ricordarci che oltre il cuore c'è la testa. Il discorso delle intercettazioni è un discorso importante, è un istituto che è uno strumento investigativo a volte quasi esclusivo, quando per esempio abbiamo dei fenomeni omertosi particolarmente forti, come descrivevamo quelli con l'Andrangheta. È vero che forse abbiamo chiesto troppo a questo strumento, ed è vero che la combinazione di alcune gesta delle procure insieme alla magistratura non hanno fatto bene a questo istituto. Forse l'unica cosa da fare è sperare che le intercettazioni siano legali, perché quelle legali sono molto più di quelle legali, ahimè. Seconda, fare in modo che già le norme che ci sono adesso, già quelle stabilite dal CSM, vengano rispettate, e quindi tutto ciò che non c'entra con le indagini deve rimanere fuori. Chi e qualche altro giornale avrà un abbassamento delle sue tirature, ma voi capite che cosa c'è in gioco. C'è in gioco che buttiamo via il bambino insieme all'acqua sporca. Così come una difesa ad oltranza potrebbe essere sbagliata, perché è vero che anche se ci sono stati degli eccessi da parte di certa stampa, è perché la norma permetteva alcuni eccessi.
Quindi è una competizione che diventa pericolosissima quando c'è la tentazione dell'uomo, con una norma che permette, favorisce la tentazione dell'uomo. Ma sappiamo cosa c'è in gioco, che se non facciamo i bravi con le intercettazioni, ci perdiamo uno strumento investigativo fondamentale, e questo non deve avvenire. Anche perché poi c'è l'accesso all'altra parte, quando dicono che alla stampa non vogliono negare di fronte a un'ordinanza, se è scritto nell'ordinanza, secondo me i cittadini è giusto che sappiano. Io parlo adesso da giornalista. Certamente. Se è scritto nell'ordinale il diritto di informazione, una volta che diventa, comunque, una volta che diventa pubblica, l'importante è che non si crea è il prima. È quello che non c'entra di Roma Capitale. Ma di che cosa vi ricordate voi di Roma Capitale? Vi ricordate la terra di mezzo? Vi ricordate le orge romane? Ma i fatti, il denaro rubato, queste cose se le ricorda qualcuno? No. Noi, l'animo dell'uomo è fatto per le storie, e quando vengono fuori attraverso le intercettazioni delle storie, ci dimentichiamo poi il fatto concreto, quello che può avere una rilevanza penale. Poi però il giornalismo, una volta che diventa pubblico, ha il dovere di citarlo. Perché? Perché poi il pubblico si fa anche una ragione, un'idea di questo uomo, che non è soltanto se ha rispettato la norma, ma se, diciamo, anche chi era, cosa credeva, cosa voleva, cosa manifestava, cosa diceva e che cosa pensava. Questo può avere una sua rilevanza. Ma è un gioco di controllo. È vero che noi abbiamo un sistema, vedete, però le cose poi sono sempre un po' più complicate e più semplici di quanto si sembra. Noi per esempio abbiamo un sistema in cui l'eccesso poi non viene punito. Guardate cosa succede negli Stati Uniti, è un paese dove sta succedendo di tutto, però hanno una tradizione giornalistica molto forte. L'ufficio legale dei grandi giornali lavora moltissimo nel tentativo di capire fino a che punto una notizia può essere tutelata, perché ci perde la credibilità del giornale. E perché? Perché quando non può essere tutelata, le azioni contro il giornale sono catastrofiche dal punto di vista finanziario, li possono veramente azzerare. Ecco, noi non avendo una giustizia che tutela o da un verso o dall'altro, perdiamo l'equilibrio. Quindi o è o tutta intercettazione o è nessuna intercettazione, ed è quello che non ci possiamo permettere. Allora, io volevo farvi presente, sono dell'associazione consumatori Acumarche. Da qualche tempo ci dedichiamo alla trasparenza e alla legalità. Ci sono delle leggi in Italia che obbligano i comuni a mettere sul sito amministrazione trasparente, quindi anche si segnala il cittadino andando in quel sito può chiedere tramite gli accessi civici, che non sono più come una volta che non ti rispondevano per niente, oggi sono obbligate a rispondervi. Però dentro gli uffici noi abbiamo trovato tante resistenze quando gli abbiamo chiesto l'applicazione di queste leggi sulla trasparenza. Fare una giornata della trasparenza, muri chiusi, i funzionari non ne volevano sapere. Perché? Perché fare trasparenza voleva dire semplicemente complicare le cose. E allora, quando abbiamo fatto osservare magari che in capo al responsabile dell'anticorruzione era anche quello che doveva controllare determinati appalti, non poteva stare la stessa persona, abbiamo subito anche delle denunce su queste cose qui. Quindi ci dobbiamo difendere da questa zona più che grigia, perché non sono malavitosi, sono funzionari che però hanno creato una specie di cosca, io non lo so come dirlo, di mafia dal colletto bianco. Allora, cosa stiamo realizzando? E questo magari un invito a tutti i presenti, anche all'associazione. Noi il 6 aprile faremo una prima giornata ad Ancona, dove formeremo delle persone, dei divulgatori, su come si controllano le pubbliche amministrazioni. Se qualcuno di voi è interessato, già siamo 76 persone che hanno chiesto, tra l'altro qui c'è anche qualcuno, noi formeremo in questo incontro, ma non solo il 6 aprile, durante l'arco dell'anno faremo altri incontri nelle varie province. Se siete interessati, venite il 6 aprile, vi do le informazioni, mi date la vostra email
e potrebbe essere un inizio per dire cosa possiamo fare noi cittadini, qualcosa possiamo fare. Noi dobbiamo rompere le scatole, perché se nessuno ci sente, se noi gli altri stiamo zitti, chiaramente... Allora, vi do anche la testimonianza, noi siamo riusciti a far fare la giornata della trasparenza ai comuni, all'ASU, alla provincia. Una volta stavo riprendendo, mi volevano chiamare i carabinieri perché avevano fatto in modo tale per cui non dovevo fare le riprese. È difficile, capito? Quando loro si vedono la telecamera puntata, subito trovano dei problemi. Quindi ecco, l'invito a voi... Rompete le scatole agli amministratori, ai comuni, chiedete, partecipate ai consigli comunali, perché tante volte ho fatto anche il consigliere comunale e non c'era mai nessuno. Viene solo la persona quando gli interessa la cosa. Quindi fate sentire il fiato sul collo agli amministratori. Poi ecco, mi piaceva sentire da voi cosa ne pensate di questa mafia dei colletti bianchi dentro gli uffici, perché i dirigenti prendono dei premi, magari li prendono non avendo temperato a determinate leggi, però tutti zitti, non ne parla nessuno. Quando c'è da restituirli, sti soldi, anche i sindacati magari coprono sta cosa qui. Cosa si può fare contro sta mafia dei colletti bianchi? Solamente il cittadino va lì e pretende l'applicazione di queste leggi. Quindi se siete interessati, mi date le mail, vi mando le informazioni. Cosa si può fare contro la mafia dei colletti bianchi? È interessante cosa si può fare. Guarda, vi do un dato. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, contro corruzione, concussione e quant'altro, penso che in galera ci sono, forse arrivano a questa mano, il numero di persone che sono in galera per questi reati. Bisognerebbe che ci sia un impegno serio in certe cose di contrasto serio. Non so se servirebbe introdurre al nostro sistema giuridico probabilmente tutta una serie di norme e attività che oggi non ci sono. Penso uno su tutti, mi viene in mente quello che aveva proposto il procuratore capo attuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, rispetto all'utilizzo dell'agente provocatore all'interno delle amministrazioni, degli uffici comunali, o per vedere o non solamente per gli uffici comunali ovviamente, proprio per valutare i fenomeni di corruzione, quindi con la tramite l'agente provocatore, prevedendo dei benefici ovviamente e quant'altro, andare a offrire del denaro in un ufficio comunale, amministrativo, a un imprenditore e quant'altro, e vedere se questo lo accetta oppure no. Potrebbe essere interessante. In questo momento non esiste l'agente provocatore in Italia. Come cittadini, sicuramente quello di controllare l'attività amministrativa di una città, partecipando ai consigli comunali, potrete controllare anche l'attività dei nostri parlamentari, se quello che fanno, è possibile che fanno, stanno sempre lì, che lavorano sempre. A me risulta che, per esempio, sotto il periodo della riforma costituzionale, il Parlamento non avrà lavorato quasi per niente, cioè lavoravano tipo due volte alla settimana, era mezzo bloccato. Quindi chiedere che vedere e monitorare che tipo di attività fanno anche lì. Lo stesso anche per quanto riguarda la magistratura, perché la magistratura deve dare delle risposte ai cittadini. Quando non dà le risposte, il cittadino comunque deve pretendere quelle risposte. Questa sera, e a me piace pensare che stiamo facendo comunque un momento di coinvolgimento anche tra di noi, di riflessione, di approfondimento. Anche da queste attività culturali qui, anche ritrovandoci in queste cose qui, stiamo comunque partecipando attivamente per un qualcosa, per un rinnovamento e per un cambiamento, credo io. Voi siete convinti che tutto sia inevitabile? No. No? Possiamo cambiare, no? Sì. E siete convinti che bisogna essere eroi per cambiare? No. Bravi. Un paese che vuole gli eroi è un paese con grossi problemi. E quando ci devono essere atti di eroismo, qui ho adesso due figure, ovviamente su questo libro dell'antimafia che gentilmente Aaron mi ha dato, mi fa ricordare che quello era un periodo molto più difficile rispetto a quello che c'è adesso.
anche questa storiella che nel passato era tutto meglio rispetto ad oggi è una storiella che non ha senso, forse è una cosa che i genitori e i figli si devono raccontare per rimpiangere il tempo passato. Sì, abbiamo magari qualche problema che potrebbe essere inevitabile se diventa una guerra nucleare o se cambia il clima in maniera inarrivabile, però noi stiamo meglio di prima. Ma non dobbiamo avere il senso di appagamento, così come non dobbiamo avere questa rassegnazione, cioè l'esatto opposto, il genere tanto non cambia nulla, è troppo, non si riesce a fare. È una forma di condizionamento fortissimo. È quello che viene chiamata una profezia che si autoavvera. A furia di dirlo, oh, l'hai chiamata tanto che viene. Ecco, questo possiamo non farlo. E serate come questa, le vostre domande, il vostro interesse, dimostrano che ci sono tutti gli anticorpi per farlo. Mi è fatto piacere quando lei ha ricordato uno strumento che ho visto agli inizi nel nascere, che è questo dell'amministrazione trasparente. È una cosa complicatissima da fare, io lo vedevo quando proprio si costruiva quali atti mettere sul sito, come mettere, permettere l'accesso. Però di per sé è molto interessante dare la possibilità a tutti da casa di poter entrare e vedere degli atti. Chi ha avuto cosa, cosa è stato deliberato, senza che una richiesta di un diritto d'accesso, in una maniera molto immediata. Sì, confermo che sono molti i consigli comunali dove non si vede assolutamente nessuno. Così come confermo con un'estrema tristezza la difficoltà di fare delle riprese in un consiglio comunale, dove si pretende la liberatoria di tutti i consiglieri per fare delle riprese. Mi sembra, io non riuscirò mai a digerire questo. Stai svolgendo una funzione pubblica, lì non c'è veramente diritto di privacy che tenga. Se non una preoccupazione, quella di non trovarsi postato YouTube con un digitale tagliuzzato, ma in quel caso il problema è a posteriori, devi colpire chi altera un eventuale filmato, con le difficoltà di arrivare all'autore, però addirittura di impedire delle riprese in un consiglio comunale è veramente grossa. Come nei tribunali, i tribunali devono essere pubblici, se non vengono trattati fatti come violenza sessuale legati alla tutela della famiglia, dei minori, eccetera, il tribunale deve essere aperto. Perché? Perché sono forme di controllo. Noi, l'abbiamo raccontato spesso, abbiamo un processo in cui la giustizia viene amministrata in nome del popolo italiano. Ci sono sistemi in cui è il popolo stesso che amministra la giustizia attraverso le giurie. Pensate, i sistemi anglosassoni. Per dire come il momento pubblico, scusate, mi sono seduto, il momento pubblico, il momento cioè del confronto, il momento del controllo, è fondamentale. E a quello noi non dobbiamo mai abituarci, ci stiamo abituando a perdere le cose. E questo, la rassegnazione, ormai dice va male oggi, domani andrà un po' peggio, dopodomani andrà ancora peggio. E noi ci stiamo rassegnando a questo declino. Questo è sbagliato, è una forma di atteggiamento. Prima delle cose concrete è l'atteggiamento che deve cambiare. E il fatto che noi, scusate se veramente sto sforando, non si possa andare a votare. Ma signori, vi rendete conto che noi non possiamo andare a votare? Vi rendete conto che l'unica cosa che si doveva fare da anni era una benedetta legge elettorale e non stiamo avendo una legge elettorale? La cosa più fondamentale di una democrazia la stiamo perdendo e ci stiamo abituando a tutto questo. È molto più importante la discussione di un qualunque partito, un qualunque convegno, e poi tutti i partiti che si trovano d'accordo quando fatto due conticini gli permette di rimanere una poltrona. Ecco, questo genere di rassegnazione non possiamo accettare, perché perdiamo il controllo. Poi ci saranno sistemi migliori, peggiori, però innanzitutto che ci sia un sistema, e non questa sorta di limbo a cui noi ci stiamo rassegnando. Voi oggi dimostrate che così non può essere e questo mi fa credere che questa partecipazione diretta valga molto di più di una settimana passata a chattare su Facebook, che per carità ha una funzione notevolissima, importante, eccetera, ma ti illude di avere il controllo quando in realtà il controllo non ce l'hai.
Adesso ci facciamo una foto e ci tagliamo tutti quanti. È mio, io l'ho fatta. Permettetemi una piccola conclusione, per ringraziare i due relatori, per me, parlo per me, è stata una serata molto di grande arricchimento, quindi vi ringrazio di essere venuti, di aver deciso di accettare il nostro invito, come ringrazio la Biblioteca Cometa e l'amministrazione comunale di Mondavio per l'utilizzo gratuito di questa bella sala. E, che costa, è gratuito, ma luci, riscaldamento, qualcuno che apre, è sempre un costo, non è facile. Però questo è un investimento dell'amministrazione. Chiedo scusa, no, ma ricordavo alcune cose. Prima si parlava delle cose che si possono fare. Io condivido tutto di quello che avete detto, innanzitutto l'attenzione al nostro territorio, quindi l'idea anche che di questi incontri possono aiutare a incontrarsi tra di noi, conoscersi, scambiarsi le informazioni per capire meglio il posto dove viviamo, quindi in qualche modo essere più attenti alle cose che ci circondano. Questo è un passo importante. Mi è piaciuto molto l'idea di non utilizzare più il termine infiltrazioni ma radicamento, perché è una cosa su cui non avevo mai riflettuto, quindi grazie professore per questa riflessione. Starò attento a non dimenticarla, non alla rassegnazione, quindi all'idea di abituarsi. Io voglio riprendere solamente una riflessione che facciamo spesso quando ci viene a trovare un imprenditore di Catania, a cui facciamo diverse iniziative ogni anno sul tema della criminalità organizzata, un imprenditore che ha pagato per tanti anni il pizzo e che a un certo punto della sua vita ha deciso di smettere. Una delle cose che dice, che ci colpisce particolarmente quando lo viene a ripetere nelle scuole, è il fatto che ha dovuto superare una paura, no? Per superare una paura, quanto è importante l'affetto delle persone che gli stanno attorno, quindi l'idea di un paese, più un paese attento alle cose che accadono, più le singole persone sono più forti anche per sorreggere certi pesi che nella vita ti possono in qualche modo capitare. È bello che a questo punto questa persona che si è liberata gira per l'Italia per raccontare questa cosa, perché è in queste occasioni come queste di stasera, che magari non risolvono nulla, in cui andremo a casa, no, con l'idea ma cosa abbiamo risolto? Nulla, però magari dentro ciascuno di noi c'è questo senso che avendo potuto ascoltare delle riflessioni di qualcuno che ti può arricchire, te ne torni a casa almeno più ricco e capace di comprendere ciò che è attorno, e quando dovesse capitare un momento di difficoltà, essere, no, più forte anche per superarlo. Questo è accaduto a questo imprenditore, e questo è anche il motivo per cui torna volentieri, torna a raccontarci queste sue esperienze nelle scuole, anche negli incontri pubblici. Dice sempre, occorre sempre, il primo punto fondamentale è denunciare, no? Denunciare. È importante denunciare il fatto alle istituzioni competenti, quello è il punto principale, da questo punto non se ne esce, quello è l'unico punto che si deve superare quando c'è una situazione di criminalità, c'è un'istituzione competente, si va, si prende e si va a denunciare, non c'è alternativa possibile di fronte a questa possibilità, e quindi questo che dobbiamo, eventualmente dovesse capitare, si deve superare la paura. Io velocemente vi dico chi, nel caso qualcuno avesse trovato questa serata interessante, voglia continuare a capire, a conoscere le iniziative che prossimamente il gruppo Fuori Tempo propone, la
di fronte a quei libri, no, laggiù, scusate, laggiù ho messo dei fogli dove uno può lasciare una propria mail e essere informato nella settimana, una volta una mail a settimana, delle iniziative che il gruppo Fuori Tempo propone. Intanto vi dico che giovedì 6, purtroppo lo stesso giorno del Signore, abbiamo questa iniziativa qui a San Michele sul gioco d'azzardo, è un altro tema legato alla criminalità. Ma è alle 9, la mia è la mattina. Quindi allora, siamo... ogni 12 ore una amministrazione buona, così si fa. Il gioco d'azzardo rientra nell'attività criminali, purtroppo ogni paese adesso si crea, se ha un suo posto dove andare a giocare, questo pone una serie di interrogativi, una serie di riflessioni che vogliamo in qualche modo, di cui vogliamo parlare con la cooperativa di Fano. Il 10 avremo un appuntamento molto importante con Antonio Di Caso e Gratteri, che verranno la mattina a Fossombrone e alla sera in un momento pubblico a cui vi invito, perché avere Gratteri non è facile, e quindi vi invito alla sera alla Biblioteca San Giovanni a partecipare, a diffondere la notizia, perché è importante ascoltare da uno delle persone che conoscono meglio l'andrangheta anche a livello internazionale, capire cosa accade anche nei nostri territori. Poi a maggio avremo una serie di iniziative proprio con quell'imprenditore di cui parlavo prima, insieme a Marisa Cannino, che è presidente della sezione tribunale civile di Catania. Verranno a raccontare le loro esperienze nelle scuole, in alcuni posti pubblici. E venerdì 12 un tema che si potrebbe collegare benissimo con il Signore dell'Acumarche, magari valutiamo la possibilità di una collaborazione. Apriamo la politica dei comuni italiani attraverso la trasparenza di atti, voti e decisioni con Open Municipio, che è una piattaforma web che in qualche modo, come diceva il professor Bondi, può aiutare a conoscere meglio ciò che le amministrazioni comunali decidono, in qualche modo favorire l'informazione e anche la partecipazione, perché non è tanto importante fare la discussione su cosa decidono gli altri o non decidono, ma quanto cercare di far partecipare attivamente i cittadini, perché i cittadini oggi, anche per colpa dei cittadini stessi, non partecipano più. Ricordava il Signore della poca partecipazione ai consigli comunali, è un dato di fatto che purtroppo mette tristezza, per cui occorre in qualche modo riattivare questo interesse dei cittadini. Poi questo è un ciclo che abbiamo iniziato già anche con il professor Bondi, che abbiamo sempre piacere di io faccio i danni, dopo tutto è meglio, capito? Abbiamo iniziato questo ciclo di ricominciamo dalla Costituzione, perché indipendentemente dal risultato referendario, la Costituzione, i primi 12 articoli sono i 12 articoli in cui si fonda il nostro Stato di diritto, quindi sapere parlarne, conoscerli meglio ci aiutano anche a essere cittadini più attivi. Il prossimo sarà mercoledì a Pesaro con il professor Enzo Di Salvatore, che è il docente di diritto costituzionale del Ministero degli Studi di Teramo, che parlerà del rapporto tra autonomie locali e unità della Repubblica, no? Discorso regioni, Stato, e ci aiuterà a capire meglio come è nato nella Costituzione questa distinzione, come e se va tutto bene oppure c'è qualcosa da modificare, eventualmente come si può modificare, chiaramente. E sembra tra l'altro che l'8 verrà qui il professor Giovanni Maria Flick, presidente della Corte Costituzionale, ex ministro della Giustizia, che verrà a parlare proprio del tema della Costituzione, ma anche di altri temi. Questo sarà sabato 8 aprile, dovrebbe essere a Fano presso il seminario vescovile, dovrebbe essere, però su questo sarò più preciso nei prossimi giorni. Poi do la parola, mi sa che l'ultima cosa, sì, esatto, scusami, Alessandra. Allora, buonasera, c'è una rappresentanza dell'associazione Rende Rosse, gruppo di Ancona e provincia. Noi siamo talmente determinati a indignarci, come diceva prima Aaron, e a reagire su questa cosa, volevamo proporvi, se possibile, se vi può interessare, di replicare questo incontro ad Ancona, anche per fare rete su questi temi, perché è fondamentale. Noi siamo venuti, ma è giusto che quello che abbiamo sentito noi stasera venga ascoltato anche
ovviamente dalla cittadinanza magari di Ancona. Ci è piaciuto molto l'incontro e quindi vorremmo invitarvi sin da adesso, se potete, in una data ovviamente comoda, a replicarlo magari anche con, non so, altri relatori, se voi ritenete opportuno, anche solo voi, approfondire anche la questione, perché magari con il nuovo procuratore generale e sfruttando anche l'esperienza del dottor Macri. Quindi se avete piacere, noi vi invitiamo già da ora a replicare in Ancona. Assolutamente sì, grazie. Il nostro referente è Francesco, che dovete. Grazie Alessandro, perché questa cosa è molto bella. Ci piace è l'idea, proprio della primavera della legalità, quella di mettere insieme le varie realtà e scambiare le proprie informazioni, le proprie esperienze, come è stato bello l'incontro vostro di due sabati fa, un arricchimento, insomma, quello di mettersi insieme e lavorare, provare a lavorare in qualche modo in maniera un po' coordinata, insomma, in maniera collegata. Mi sembra di aver detto tutto, ringraziato tutti, almeno spero, e laggiù se qualcuno vuole appunto iscriversi. Ringraziamo anche Francesco, facciamo un applauso. No. Un applauso assolutamente immeritato, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie. Se mi fai sapere dove